Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è The Long Dark e questa volta andiamo tanto avanti. È tornato il freschetto. Cerchiamo di capire che fine ha fatto Will, che praticamente è stato rapito, e vediamo Astrid cosa riuscirà a fare per tutti qui. Il gioco è stato aggiornato abbastanza dall'ultima volta che l'ho portato e sinceramente i caricamenti sono stati molto ma molto velocizzati. Per entrare infatti in partita non ci ha messo davvero nulla. La nostra missione attuale praticamente ci chiede di trovare ancora i superstiti e portare qui delle provviste praticamente. È tanto tempo ragazzi che non porto questo gioco e ovviamente qualcuno si sarà anche dimenticato cosa stava accadendo. Fortunatamente però YouTube ci viene incontro e ragazzi se volete andare a recuperare anche solo l'ultimo video della playlist, recuperatelo e via. Anche perché ho portato tutta quanta la serie e certo cambiava il microfono. Di sicuro avevo una voce molto diversa rispetto ad adesso. Ma bene o male, ragazzi, la storia riuscirete a capirla benissimo e arriverete a questo punto. E recuperiamo subito, ragazzi. Andiamo a cercare questi superstiti, cerchiamo più provviste possibili e portiamole qui. In questo gioco, ragazzi, è molto importante avere il materiale adatto per muoverci. Quindi indossiamo le cose migliori. Il resto lo lasciamo qui per essere il più leggeri possibile. Abbiamo diverse magliettine, eh. Allora, vediamo un po'. Questo è consumato, quindi lo lasciamo qui. Cappellini. Ok, direi di lasciare anche questo qui. Ho trovato l'armadio per le scorte. È notte, ragazzi, e vorrei anche riposare prima di partire. Però, vediamo un attimo cosa possiamo lasciare. Allora, loro vorrebbero l'antisettico. L'antisettico ce l'abbiamo. Lasciamogli magari quello fatto meglio. E tanto gli dobbiamo lasciare un po' tutti, mi sa. La pistola lanciarazzi gliela lascio. Munizioni, pistola lanciarazzi le metto qui. Due. Dovrebbero bastargli. Gli lascio il carbone. La legna. Dovranno tenere acceso il camino più o meno per 36 ore. Quindi dobbiamo portare tantissima legna. Siamo tantissimo pieni di cibo e di roba da bere che abbiamo trovato praticamente all'aereo. Quindi iniziamo a lasciargli di tutto. Non stiamo messi male, ma ci manca ancora un po' di roba, come potete vedere. Quindi ripartiamo, ripartiamo. Abbiamo 31 kg. Anzi, guardate, gli lascio. Proprio faccio così. E lascio quelle un po' più, diciamo, vecchiette di cose. E via. E via, via, via. Ok. Siamo fuori, ragazzi. Potreste vedere dei miglioramenti a livello grafico. Questo perché ho sia cambiato scheda grafica e anche perché il gioco comunque è stato aggiornato. Quindi il gioco potrebbe cambiare e potrebbe andare meglio. Spero vivamente che vada meglio. Qui abbiamo già controllato tutto? No. Infatti c'era una benda. La radio va bene. Carichiamo la pistola lanciarazzi. Ok, dovrebbe essere per di qua. Dobbiamo andare verso i superstiti. Corriamo anche abbastanza perché ovviamente questo gioco è sempre abbastanza pericoloso, eh. Abbastanza pericoloso. E devo ammettere che un po' mi è mancato. Qualche bastoncino. Mentre cammino e andiamo, lo prendo. I cracker. Con l'arrivo della tempesta non so come si metterà anche con gli animali. Si potrebbero spaventare e essere un po' più aggressivi? Probabile. Tra l'altro, ragazzi, con Astrid ci ritroviamo a essere molto più aggressivi rispetto a Will. Perché comunque con Will avevo fatto tutto quanto con calma. Certo, avevamo affrontato un orso, eh. Quindi non è che è stata proprio una cosa tranquillissima. Lì vedo del fuoco. E vediamo un attimo dove siamo. Ok, qui dovremmo avere già un superstite. Tra l'altro gli animali potrebbero avvicinarsi a qualcuno ferito. Sentendo il sangue.
Cazzo, un lupo laggiù. Ok. Il superstite dovrebbe trovarsi da quella parte. Dove sta andando il lupo, vero? Con calma, carica. Non esageriamo qua, eh. Ragazzi, spero che questo gioco vi piaccia. E ho anche sbagliato a rallentare così, ma no. Bisogna portarlo con il freschetto. Portarlo d'estate. Stay calm. I'm right here. Allora facciamolo bere. Feeling better now? It's okay. It's okay. Allora, sta messo abbastanza bene, quindi adesso lo riportiamo. No. Cavolo. Dobbiamo portarlo subito in salvo. Ma non so se ce la faremo a prendere gli altri, quindi dopo mi converrà andare direttamente a quello più lontano. E poi tornare a prendere quello che si trova ad una via di mezzo. Ma in tutto ciò dovrò anche prendere le risorse. Le cose che serviranno a noi per sopravvivere per la tempesta. Ci servirebbe una mano per portarli tutti. È anche vero che potrei provare a fare un fuoco e tenerli al caldo per il tempo che mi serve per portarli poi al sicuro lì alla sala comunale. Hold on. Just hold on. Hang in there. We can do this. Ok, ho sistemato Logan di qua e andiamo. Qui c'è anche una fattoria però, quindi lo potremmo anche tenere al caldo lì. Di qua anche c'è un'altra cosa. Scusate, proviamo a fare una cosa. Cosa c'è qui dentro? Un po' di robetta, c'è i cereali. Buono, perfetto. Questa è tutta robetta per loro. Buono, buonissimo. Apri il frigo, apri il frigo. Ancora libri, barrette. Libri. Purtroppo lui non ce l'ha fatta. Tra l'altro stava proprio qui di fronte. Ragazzi, sto trovando un botto di roba qui dentro. Tra cui alcune lettere che poi leggerò. Buono il kit di pronto soccorso. This'll come in handy. Fortunatamente sta facendo giorno. Allora, con tutte quante le cose che ho trovato, poi mi dovrei soltanto preoccupare di portare in salvo i superstiti, che al momento sono due. Logan sta tranquillo qui dentro, quindi andiamo a scaricare la roba dentro. Ok, praticamente a calorie stiamo messi benissimo, mancano le bende, la benzina, gli antibiotici e gli antisettici. Facciamo altre bende, così le lascio direttamente qui a loro. Ragazzi, questo gioco è davvero, davvero bello, c'è pochissimo da fare. No, no, no. Questa non ci voleva, questa non ci voleva. Iniziamo ad andare verso questa zona. Anzi, andrei prima qui giù. Andiamo qui giù, andiamo qui giù. Non si vede nulla e mi conviene seguire la strada appena la trovo. Se la trovo. Sì, è qui davanti.
Sinceramente non so come li troveremo quei superstiti, eh. Non posso neanche correre tutto il tempo perché poi ci stanchiamo prima. Bene, molto bene. Forse però conviene fare una cosa. Conviene fare una tappa. Ovvero, se andiamo di qua e riusciamo a portare questo qui, qui dentro, poi possiamo andare con calma di qua. Lupi, non fate le imboscate, eh. Se non sbaglio, questa zona l'abbiamo anche vista. E qui era pieno di lupi. Ma pieno, pieno. Did I say I hate being cold? Because I really do. Ok, siamo nella zona del sopravvissuto, ma come lo trovo? Come lo trovo? Dove dovrebbe essere? Dove dovrebbe essere? Non so neanche se utilizzando la pistola lanciarazzi riusciremo a vedere qualcosa. Qui un po' di alberi ci sono, quindi potrebbe aver deciso di magari nascondersi qui. Stiamo iniziando a congelare, non è affatto bene. Io ragazzi ci provo. Questa è la nostra. Ok, di là. Di là, corri. Allora, sparato da questa parte. Ok, ho visto il fuoco. Dai. L'ho fatta bere e si sta riprendendo un po'. Prendiamo anche qui le cosine che ha. E come faccio però a ricordare la zona? Baita isolata, ok. Ricordiamo questa zona qui. Dobbiamo andare di qua a vedere come sta messa l'altra persona. Tra l'altro qui giù ci sono delle cose che dovremmo controllare. Ma forse non adesso? Forse non conviene adesso. Allora, mentre lì sta facendo l'acqua, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa dove poter lasciare qualcuno. No, qui non trovi nulla per lasciare qualcuno. Qui che c'è? Niente, è vuoto. Bene. Avrà preso tutto lei. Anche giustamente, porella. Ok, Yava si sta riprendendo. Ci dovremmo riposare un po'. Siamo caldi. Ci siamo riposati un po'. Ma dobbiamo andare subito di là. Cavolo. Dannati lupi.
Feels like night is coming. Dove state, balordi? Lo so che state qua in zona. Bene, bene, bene. Corriamo, corriamo, corriamo via. Fortunatamente si spaventano. Questa zona è dannata. Devo arrivare lì, devo arrivare lì. Corri. Ok, sono arrivato al ponte. Sta tramontando. Non è affatto bene. Siamo anche stanchi, dovremmo riposarci. Quindi speriamo di trovare questo superstite. Gli diamo una mano, ci riposiamo e poi piano piano torniamo verso questa zona. Ah. Tra l'altro non possiamo permetterci di passare qui, eh. I lupi sono troppo fastidiosi. Troppo, troppo, troppo. Fatti vedere dove sei, dove sei. Buono, arrivo. Si è scelta, ho scelto un posto molto riparato. Eccomi, eccomi, eccomi. Allora, wait, 48%, anche lui stava messo abbastanza male. Bene, 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 bene. Allora, adesso dovremo soltanto ritornare da qui, passare magari a dare una mano all'altra persona qui giù e tornare qui. Proviamo a farlo, proviamo a farlo. Tra l'altro non ho neanche capito se le dobbiamo aiutare a salvarsi portandoli tutti e due qui, oppure se possiamo semplicemente dargli una mano e basta. Vi chiedo scusa se questa serie l'ho interrotta. Credo che veramente meriti tanto questo gioco. È davvero interessante. Cercheremo di capire che fine ha fatto Will. Sono curioso, sono davvero curioso. E perdonatemi se ci ho messo un bel po' per tornare. Come sempre ragazzi, vi ringrazio per essere stati qui con me. Spero che il video vi sia piaciuto. E ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao.